È un'iniziativa itinerante, vedete alle vostre spalle avete un track dove praticamente vengono illustrati tutti i rischi, ma soprattutto le insidie che si celano nell'utilizzo dei social. È arrivato anche ad Arezzo l'iconico track simbolo di una vita da social, campagna educativa itinerante della Polizia Postale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del progetto Generazioni Connesse. Abbiamo a disposizione degli esperti della Polizia Postale e dell'OSCAD, cioè dell'osservatorio dipartimentale che si occupa del contrasto dei crimini discriminatori, per poter mettere in guardia le giovani generazioni. In piazza San Jacopo il track contenente materiale didattico ed allestito con tecnologie di ultima generazione, dove si è svolta una campagna di educazione alla legalità sulla rete internet. Abbiamo sicuramente due fenomenologie di reato particolarmente ricorrenti tra i ragazzi e in incremento anche nel corso del 2023. Il riferimento è in particolare alle estorsioni sessuali commesse attraverso la rete, che colpiscono sempre più spesso anche i minorenni, e alla diffusione illecita di video ed immagini sessualmente esplicite che siamo abituati a conoscere come revenge porn, e che anche questa ha avuto una diffusione notevole soprattutto nelle giovani generazioni. Il tema non è ovviamente quello di demonizzare l'uso della rete, che costituisce per tutti noi una straordinaria risorsa, ma quello però di sensibilizzare i ragazzi su un uso corretto e responsabile, ricordando loro peraltro che al raggiungimento dei 14 anni di età nel nostro ordinamento si diventa imputabili e che quindi è sempre importante riuscire a individuare il confine tra illecito e l'illecito. Un progetto rivolto a studenti ed insegnanti. I ragazzi che diventano poi ambasciatori sia presso gli altri con colleghi e sia verso i genitori, perché ricordiamo che l'utilizzo consapevole dei social va fatto dai giovanissimi, ma va spiegato anche ai genitori per poter avere uno sguardo dall'alto sulle attività soprattutto dei più piccoli. Sicurezza online, uso dei social e cyberbullismo, alcuni dei temi toccati, senza tralasciare però l'educazione stradale.